Cibi fritti assolti non fanno male a chi è in buona salute, ma solo se ben cucinati. Consigli per evitare errori. Tolto il fritto sulle nostre tavole, alle persone sane non fa male. L'importante è che sia cotto nel modo giusto. Manuela Lucchini. Il fritto mi piace, sì. Lo mangio ogni giorno, arancine, panelle, calde, tutto quello che c'è mi mangio. Un giorno sì, un giorno no. Lo so che fa male, però non ci rinuncio. Arancini, alici, carciofi, baccalà, un trionfo di fritto che fa sicuramente bene allo spirito, ma forse non troppo alla salute. Sembra incredibile, ma alla frittura è stato dedicato a Roma addirittura un convegno con centinaia di esperti. E mentre gli studiosi discutono, i fritti vanno a ruba. Lei prende solo fritti, non ha paura del colesterolo e della linea? No, assolutamente no. Sono talmente buoni che è un peccato non assaggiarli. La cosa importante è che la frittura sia fatta nel modo giusto. Deve essere asciutto e croccante. Per far sì, questo l'olio deve essere sempre pulito, a casa soprattutto va cambiato spesso. Nulla a che fare dunque il fritto di un ristorante sicuro con quello dei negozietti su strada. Comunque, questo fritto fa bene o fa male? La possiamo consumare una o due volte alla settimana, secondo i nostri gusti. Certo, chi è che soffre di gastrite o di reflusso gastroesofageo è meglio che ne faccia un uso assai moderato. Talvolta fa peggio una rinuncia che l'alimento stesso. E allora seguiamo il consiglio, perché di fronte a tanto ben di Dio anche noi non siamo riusciti a resistere.